contatti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Girava per le vie di Voghera con un nunchaku, l'arma di origine asiatica costituita da due corti bastoni uniti mediante una breve catena o corda utilizzata principalmente nelle arti marziali. L'oggetto è stato rinvenuto nei giorni scorsi nel corso di un'operazione della polizia stradale della città. L'uomo, un cinquantenne tortonese dipendente di una ditta di autotrasporti, procedeva ad alta velocità con un furgone da Viale Repubblica verso il centro cittadino. Gli agenti hanno subito deciso di fermarlo ed hanno rinvenuto il nunchaku nella tasca della portiera del mezzo di trasporto. Interrogato sul possesso dell'arma, non ha saputo dare giustificazioni concrete, lasciandosi sopraffare dall'agitazione. Chi fa uso di queste armi, spiegano dal comando della polizia locale, è obbligato a custodirle idoneamente. Per questo il cinquantenne è stato denunciato per il trasporto di quest'arma ed ora rischia una condanna ed una contravvenzione.